Il Palaverde profuma di scudetto fin dalle prime ore del pomeriggio di gara 4. Il tricolore numero 1 è nell'aria e all'interno di un palazzo già inadeguato per contenere la passione trevigiana, la temperatura è altissima. Le mani sullo scudetto sono quelle di Del Negro, che accende un primo tempo molto teso con giocate d'autore. Dei inizia bene ma si capisce subito che non inciderà moltissimo, mentre Workman stupisce una volta di più per vitalità. Bucci ha caricato i suoi come molle, ma non trova risposta da una panchina che lo aveva salvato più volte, mentre Magnifico conferma il suo calando nella serie. Il punteggio però vede sempre Pesaro avanti e chi pensa che la Scavolini sia la squadra più solida tra le due vede le proprie tesi suffragate dai 3 punti di margine all'intervallo. Treviso però sente l'appuntamento con la storia, gioca la miglior partita difensiva dell'anno e comincia la ripresa con la bava alla bocca. Pesaro resiste, ma quando Workman va in panchina a riposarsi, la barca affonda repentinamente. L'attacco batte in testa, la difesa si sfalda del tutto ed in un amen la Benettone è avanti di 17 punti, con lo scudetto sempre più vicino in un crescendo di proporzioni rossiniane. Pian piano però la tempesta si placa. Workman e Gracis prendono per mano i compagni e fanno assaggiare agli avversari la paura di vincere. Il buco in cui la Scavolini si è cacciata è però troppo profondo e la risalita è impossibile nonostante il vantaggio si assottigli notevolmente. È scudetto con merito per la gioia di un ambiente che ha vissuto quest'anno momenti molto difficili e la delusione di un gruppo che in 3 finali ha raccolto solo un trofeo. Ma è difficile far bilanci, adesso sono molta amarezza perché è difficile, anche se lo sport lo insegna, accettare una sconfitta. È difficile anche accettare le vittorie, essere sereni nelle vittorie, gli obiettivi. Comunque stasera sono abbastanza amareggiato, ovviamente. La prima cosa che mi viene in mente è quella che devo dire che abbiamo vinto il campionato più difficile del mondo fuori dagli Stati Uniti e con una squadra che è di gran lunga la migliore dell'Italia. Noi abbiamo vinto questo campionato e per quest'anno siamo numero uno. Devo dire che è una squadra veramente fantastica con giocatori come Rusconi, perché per me lui è un grandissimo giocatore. Grande rispetto per Scavolini, grande squadra, però adesso è Benetton giornata, perché grande pubblico, grande intensità, grande partita per noi.